Abbiamo prima accennato al fatto che in quest'epoca c'è anche una certa continuità stilistica con l'età augustea, e questo lo si può vedere nei celebri rilievi con corteo processionale detti della cancelleria dal nome del palazzo in cui si trovavano nel Rinascimento. Questi rilievi sono dell'epoca di Domiziano, ma facilmente confrontabili con i pannelli della Rapacis. Abbiamo ancora queste figure tutte allineate sulla medesima fila e disposte su uno sfondo neutro, anche se poi qui ci sono effetti chiaroscurali più vividi e la composizione è più sciolta e mossa, e dunque risente anche delle trasformazioni che il classicismo augusteo subì nell'età di Claudio, quando appunto i rilievi si animarono di una plasticità più ricca e di effetti coloristici. È stato importante vedere quest'opera per confrontarla invece con l'arco di Tito, eretto da Domiziano, quindi stesso imperatore, ma con uno stile nuovo, per qualche aspetto si può dire rivoluzionario. Quindi torniamo nel foro per vederlo. Eccolo qui. L'arco si è conservato anche grazie al suo inserimento nella fortificazione medievale di Frangipane. L'iscrizione in alto permette la sua identificazione, perché ci dice: il Senato e il popolo romano al divo Tito Vespasiano Augusto, figlio del divo Vespasiano. Quindi il fatto che Tito sia denominato divo significa che l'imperatore era già morto quando l'arco fu eretto, dunque risale ad una data posteriore all'81 d.C. e fu probabilmente opera del fratello Domiziano, che voleva commemorare il trionfo del 71 di Vespasiano e Tito sui Giudei. Sull'altro lato invece troviamo un'iscrizione moderna che attesta un restauro ottocentesco. L'arco è ad un solo fornice ed è scandito da quattro semicolonne composite per lato. Composito significa che il capitello unisce le forme ioniche a quelle corinzie. Il piccolo fregio al di sopra, conservato solo al centro di questo lato, ma che girava sui quattro lati dell'arco, narrava di questo trionfo. Sopra l'archivolto sono inserite delle vittorie volanti sui globi, che tengono degli stendardi. Due episodi del trionfo sono raffigurati su due grandi pannelli a rilievo all'interno del fornice. Su quello a sud c'è il corteo che parte all'inizio della cerimonia, attraversando la porta triumphalis rappresentata sulla destra. Gli oggetti trasportati come bottino di guerra sono le trombe d'argento e il candelabro a sette braccia sottratti al Tempio di Gerusalemme. Sui cartelli erano forse dipinti i nomi delle città conquistate. Qui vediamo quel nuovo stile di cui parlavamo prima. Infatti, una nuova concezione dello spazio porta a raffigurare i personaggi con differenti gradi di rilievo. Il corteo viene incontro allo spettatore con un moto circolare, uscendo dal piano della rappresentazione al centro della scena e rientrandovi all'estremità, specie sul lato destro verso la porta. Il colore doveva enfatizzare la plasticità delle figure in prima fila e accentuare l'elemento illusionistico. L'effetto è presente anche sull'altro lato, il lato nord, dove è raffigurato l'episodio centrale del trionfo, cioè Tito che avanza sulla quadriga, incoronato da una vittoria e preceduto dai littori. Anche qua il rilievo esce fuori nella parte centrale, con questi splendidi cavalli ad altissimo rilievo, tenuti per il morso dalla dea Roma. Al centro della volta, ricoperta da ricchi cassettoni, è raffigurato Tito a cavalcioni di un'aquila, che lo trasporta verso il cielo. È la rappresentazione dell'apoteosi, cioè l'assunzione dell'imperatore fra gli dei dopo la morte. Alzando gli occhi, lo spettatore si può sentire anche qui partecipe della scena, grazie all'ardita visione di scorcio nella quale la testa dell'imperatore è a diretto contatto con il corpo dell'animale. Quindi, riassumendo, i rilievi dell'arco di Tito inaugurano una nuova concezione artistica, basata su una sorta di interazione tra lo spettatore e la scena, con i personaggi che sembrano avanzare verso lo spettatore e poi allontanarsi, che avrà successivi sviluppi fino a far entrare quasi lo spettatore all'interno della composizione.